Siamo con Thomas Lorenz, un turista tedesco qui all'Aquila. È la sua prima volta qui nel capoluogo d'Abruzzo? La mia prima volta nell'Abruzzo. Perché ha scelto di venire qui per vacanza? Noi siamo qui per fare dei giri in moto. Siete con la moto, quindi dei Centauri? Abbiamo due moto e facciamo dei giri nella... Tutta la regione? Tutta la regione degli Abruzzi. E adesso l'Aquila la conoscete perché è diventata famosa per il terremoto, quindi l'interesse vi ha spinto a passare anche di qui? L'interesse che ci ha spinto per vedere com'è dopo 3 anni, come la cosa sta adesso, e siamo un po', come si dice, tristi per vedere tutte queste case una volta bellissime distrutte, soprattutto le case storiche che sono distrutte. Si vede che le case moderne come le banche stanno ancora, fatto di cemento o altre costruzioni, ma siamo anche un po' delusi perché sono già passati 3 anni e non si vede un miglioramento. Sì, sembra che tutto come 3 anni fa, come l'ha visto in televisione. Senta, in Germania lei crede che se ne stia ancora parlando, se ne parla ancora dell'Aquila, se ne è parlato molto perché Angela Merkel è stata qui, è stata a Onna. Si parla ancora perché tanta gente va in Italia per le vacanze e ho anche sentito amici che sono stati qui che mi hanno raccontato che come è triste di vedere tutte le case, tutti i danni. È già passato a Onna, il paesino... quello uno dei più distrutti dei comuni, il piccolo paese dove è stata anche Angela Merkel, il suo premier. Questo paese non conosco io, non ho visto. L'ho visto in televisione, non ancora dal vivo. Forse in televisione, sì. E, crede che quando tornerà in Germania lei racconterà ai suoi amici, alle persone al lavoro e magari consiglierà di passare qui all'Aquila per vedere? È sicuro, perché la zona è bella. E sì, noi ci troviamo bene qui.